Vi è mai capitato di andare, non lo so, in una mostra o a un'esposizione fermo-modellistica e di vedere davanti a voi un plastico, un diorama realizzato in digitale in cui sono presenti più treni in contemporanea? Come sappiamo, la peculiarità del digitale è permettere il controllo di ogni singolo convoglio indipendentemente uno dall'altro. Ciò avviene mediante un protocollo digitale che passa attraverso le rotaie fino al decoder, il quale lo interpreta. Questo tipo di alimentazione, di controllo, ha un piccolo problema. Nei vagoni analogici, che prendono semplicemente la corrente dal binario, e essendo appunto analogici, non avendo un decoder, hanno poi il raddrizzatore di semionda, in quanto il protocollo digitale può essere molto grossolanamente paragonato a una semionda, a una sinusoide come una corrente alternata, quindi avranno un ponte di diodi per raddrizzarla, e poi avranno la loro illuminazione interna, alimentata appunto da questo ponte di diodi. Ciò ha un grosso svantaggio. Il digitale prevede che le rotaie siano perennemente alimentate, a differenza dei vecchi classici analogico, dove delle sezioni di binario erano staccate, in quanto se no la locomotiva sarebbe continuata ad avanzare, in quanto non poteva essere controllata. Ecco, vedere magari in una zona un po' nascosta al pubblico, dove non è realizzato un plastico, che però comunque tu spettatore la vedi, vedere 4-5 convogli tutti illuminati, se alla prima volta che la vedi l'impatto è wow, che bello, sono illuminati, a livello realistico questa cosa fa perdere un po', in quanto anche in un ipotetico deposito trovare tutti i vagoni illuminati è pressoché impossibile. Va bene, mettiamo che su 5 convogli 2 sono illuminati per le pulizie interne. Perfetto, nessuno ha nulla da ridire. Ma vederli tutti e 5 è una cosa brutta. Oltre che ciò presenta presenta un grande problema: il consumo. Per quanto siano tutti illuminati a LED, quindi ogni LED ha un consumo dai 10 ai 20 mAh, una cosa irrisoria. Moltiplichiamo questo consumo per magari 10-15 carrozze. Su plastici magari realizzati da un binario, non so, da un piccolo binario in cui c'hai un diorama di 2 metri, a binario singolo, dove però hai impiegato molto tempo a fare tutta l'ambientazione, quindi visivamente è una cosa molto bella. Poi magari è questo binario che fa una curva e si ferma in un piccolo deposito dietro, dove tu scegli quale treno far camminare o mostrare rispetto a un altro. Avere tutte le carrozze illuminate vuol dire che anche se il treno che magari lo spettatore vedrà sarà uno o due, secondo dei binari presenti, tu dietro hai un consumo relativo a 5 convogli. Soprattutto quando magari il trasformatore è uno. Questo succede prevalentemente sotto l'alimentazione a due rotaie, in quanto, proprio perché essendo due rotaie, ogni carrozza solitamente ha una presa di corrente. Nelle tre rotaie, per via, del fatto che la presa di corrente sarebbe il pattino, mettere un pattino per ogni carrozza, oltre ad aumentare significativamente l'attrito e quindi la forza necessaria alla locomotiva per trainare un convoglio, provocherebbe anche un consumo repentino delle punte, oltre a un consumo di tutti i pattini. E quindi alla fine, attraverso i ganci conduttori di corrente, questa cosa si usa un solo pattino per convoglio. Ma il discorso è lo stesso: se questo pattino è collegato alla condotta che passa per tutto il treno, fin quando quel pattino prenderà corrente, tutte le carrozze saranno illuminate. L'obiettivo che mi prefiggo oggi è dotare la nostra mitica carrozza pilota, poverina sempre lei, di un oggettino tanto piccolo quanto molto interessante, ossia questo piccolo relè normalmente aperto. Verrà posizionato nella zona dietro posteriore, dove ci dovrebbe essere nell'anticamera del bagno della carrozza, e da una parte avrà un collegamento diretto al pattino, dove c'è l'interruttore, chiamiamolo così. Dall'altra verrà collegato il gancio di corrente. Essendo normalmente aperto, però, questo relè, quando non è eccitato, non fa passare corrente. Quindi io posso collegare a questa carrozza pilota una serie di vagoni.
senza avere nessun problema. Anzi, se questa carrozza pilota dovesse essere trasportata da una locomotiva di manovra dotata dei ganci Telex di prima o seconda generazione, i quali con un gancio conduttore di corrente avrebbero provocato cortocircuito in quanto erano messa a massa, ciò non succederà, in quanto normalmente quel gancio, nonostante sia un gancio conduttore di corrente, in realtà non ha la corrente che passa dentro. Questo relè a questo punto sarà poi collegato al decoder tramite l'AUX2. Ciò mi permetterà di avere il controllo digitale. Perciò, se io vorrò far stazionare questo convoglio dotato di questa carrozza in un binario in attesa, posso con due pulsanti disattivare l'illuminazione interna del vagone e magari accendere quella di cabina, come avete visto nell'ultimo video. Che ne so, un piccolo tocco così di realismo. Metti che i macchine si stiano parlando. Il resto del vagone è spento perché i passeggeri non ci sono e non avrebbe senso che magari altre 3-4 carrozze siano illuminate. Tac, pulsante, il relè si disaccende e il collegamento viene ad aprirsi, permettendo così l'intero convoglio di spegnersi. Dirò di più, questa carrozza è stata pensata, o meglio, nella mia testa è pensata su una configurazione che prevede anche dietro il locomotore, dietro il locomotore, un bagagliaio. Perché un bagagliaio? Perché a volte viene usato? Ma principalmente andrà ad assolvere la stessa funzione, in quanto essendo un bagagliaio e avendo gli interni che occupano meno spazio, sarà ancora più facile montare il gemello di questo relè per controllare i due ganci. E dirò di più, fare questo tipo di lavoro utilizzando la condotta interna permetterà, essendo questo tipo di relè collegato al pattino, una volta che il relè viene eccitato e quindi il circuito si chiude, i due pattini saranno in collegamento. Perciò se per caso a un certo punto il pattino del bagagliaio sarà in un punto in cui magari per sporcizia non prende corrente, in realtà la corrente gli arriverà dal pattino della carrozza pilota. Ed essendo unità folli, e ancora di più il sezionamento dei binari si fa attraverso la massa, non avrò problemi a fare questo lavoro, in quanto saranno semplicemente le ruote a chiudere il circuito sulle due rotaie a indicarmi che l'eventuale binario è occupato oppure no. Ho parlato abbastanza come introduzione. Adesso vediamo il lavoro da fare. La prima cosa che andremo a fare è pertanto rimuovere dal portaganci a norma NM il gancio precedente e vedere come verrà a posizionarsi il nuovo gancio conduttore di corrente. Dato che lavorerà su un sistema Märklin, ho optato per il gancio originale Märklin per evitare problemi con altri elementi che disporranno di questo gancio. Fu mio errore, in quanto non sapendo, montare gli aggiuntivi anche in questa parte posteriore. È vero, l'effetto estetico è decisamente più bello, ma A non si vedranno in quanto saranno coperti dalle carrozze e B pregiudicano il corretto funzionamento del cinematismo di allontanamento. Quindi dovrò almeno eliminare il tubicini, che è le condotte dell'aria dei freni e anche elettriche, e il gancio, o meglio, la riproduzione del gancio presente attualmente sopra l'occhiello NEM. Abbiamo fatto correre il filo nell'incavo presente sopra il carrello, il quale sbucherà poi attraverso il foro dove passavano i fili inizialmente. Utilizzando la guida presente, poi lo faremo sbucare nella parte posteriore, e così facendo il cinematismo non patirà e nemmeno il carrello. Il filo sarà poi saldato direttamente al cavo, al gancio, per avere il miglior contatto possibile. Il filo verde è stato saldato direttamente alla lamella posteriore del gancio, come si può notare. Facendolo scorrere, come abbiamo detto, nella canalina, poi lo fisseremo in un modo più furbo, in modo tale che non sia così visibile. E qui dietro posizioneremo il relè. Allora, il filo verde è stato collegato lì sotto, mentre l'altro filo rosso, che percorre la carrozza in lungo, è collegato direttamente al pattino. Quel filo, in quel punto di unione, c'è sia il collegamento alla scheda madre, mentre l'altro filo che scende è il collegamento al pattino. Il filo rosso corto invece è collegato ai più della scheda dei LED. Come dicevo,
nell'altro video è come se fosse un common allungato, e il filo verde invece andrà collegato al filo viola della AUX 2. Per collegare questo relè, che è a 12 volt, utilizzeremo due resistenze da 470 ohm in parallelo, in quanto a seconda del tracciato dove noi andremo a utilizzarlo ci sarebbe bisogno di una resistenza diversa. Non c'è uno standard per le tensioni del modellismo ferroviario. Sul nostro sistema viaggerà attorno ai 16 volt, quindi sarebbe necessaria 400 ohm. Su un sistema a 14 volt ne basterebbero 200. Mettendo due resistenze da 470 in parallelo avremmo circa 250 ohm di resistenza con 0,5 watt di dissipazione. Pertanto dovrebbe permettere al sistema di adattarsi ad ogni evenienza. Ok, in questo momento stiamo facendo una prova di funzionamento. Sono accese sia le luci interne che le luci di cabina. Il relè ha fatto il tipico suono, così disattivato, così attivato. Per verificare che effettivamente ci sia corrente, abbiamo provato a mettere attraverso questa pinzetta metallica a cortocircuito l'impianto. Come avete sentito, il relè viene disattivato in quanto, rilevando un cortocircuito, la mobile station interrompe momentaneamente la corrente all'impianto. Appena tolgo il cortocircuito, la mobile station ridà corrente all'impianto, in quanto il tempo passato era di pochi millesimi, e il sistema torna a funzionare correttamente. A questo punto l'ultimo lavoro che dobbiamo fare è sistemare un briciolo meglio le resistenze, in quanto avevo un filo troppo lungo e adesso, potete vedere, è bruttissimo. Lo sistemeremo circa in questa posizione qui sopra, accorciando quello verde. Questo perché, essendoci dei componenti elettronici, noi faremo in modo di evitare dei cortocircuiti all'impianto superiore. In questo momento sto tenendo accesa anche la luce anteriore per verificare che la resistenza non scaldi troppo, ma con un dito e un minuto di funzionamento adesso non sta scaldando per niente, quindi direi che siamo in un range di sicurezza più che soddisfacente. A questo punto risistemo il filo e passiamo alla chiusura della carrozza. Eccoci alla prova finale, luce di cabina, che permette di mettere in risalto gli interni. Potrebbe essere un briciolo forte, però neanche più così tanto. Luci interne normali, queste già presenti di fabbrica, noi abbiamo messo semplicemente la luce interna in cabina. E poi, come potete sentire, relè per la conduzione del gancio. Il relè normalmente è chiuso, pertanto aperto, pertanto non ci saranno problemi di cortocircuiti, a meno che noi non andremo volontariamente ad attivare questa features. I lavori su questa carrozza sono finalmente finiti, ne sono molto soddisfatto e spero che questa piccola serie di lavori vi sia piaciuta, e io vi ringrazio e ci vediamo ai prossimi video di modellismo.